cosa. E ci vuole un po' di forza. Thank you.
sia lodato, ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Sia lodato, ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Sia lodato, ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Un minuto di preghiera personale, poi un canto. Recitiamo il Rosario a Maria Bambina, meditando e pregando i misteri dell'infanzia di Maria. Affidiamo alla Madonna le nostre famiglie. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Santa Maria Bambina, Maria Regina della Famiglia,
Santa Famiglia di Nazareth. Nel primo mistero contempliamo con ammirazione Maria Bambina, preannunciata dal Padre Celeste nella Genesi come la donna forte e vittoriosa di Satana per la sua Immacolata Concezione. Preghiamo, o cara Maria Bambina, che sembri tanto fragile, ma sei nel disegno salvifico di Dio, la donna che sconfigge il demonio, le sue malvagità e seduzioni. Ti preghiamo, difendi la nostra umanità e proteggi le nostre famiglie dal maligno menzognero e omicida, e schiaccia la sua superbia e la sua arroganza sotto il tuo piccolo piede, umile e forte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Ce l'ho dato, ringraziato ogni momento. Santa Maria Bambina, Maria Regina della Famiglia, Santa Famiglia di Nazareth. Nel secondo mistero contempliamo con tenerezza Maria Bambina, concepita immacolata e santa nel seno di Anna e donata a noi tutti come figlia prediletta del Padre Celeste e grazia di Dio per l'umanità. Preghiamo, o cara Maria Bambina, che sei stata scelta dal Figlio di Dio,
come madre per venire al mondo, per opera dello Spirito Santo ed essere divin concepito nel suo seno. Ti preghiamo, favorisci nelle nostre famiglie la fecondità responsabile, la maternità, la paternità generosa. Proteggi e aiuta la vita di tutti i nascituri nel seno materno. E ottieni gestazione serena e parto felice ogni mamma in attesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Lodato sempre sia Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. Sia lodato, ringraziato ogni momento. Santa Maria Bambina, Maria Regina della Famiglia. Nel terzo mistero contempliamo con gratitudine Maria Bambina, partorita e nata nella casa dei suoi santi genitori Gioacchino e Anna, circondata dal loro contenero generoso amore, da lei poi intensamente ricambiato come angelo buono fino alla tarda età. Preghiamo. O cara Maria Bambina, che nella tua santa nascita sei colmato di cui gioia e conoscenza il cuore dei tuoi genitori, rimanendo nell'amore, nella vita, nell'obbedienza loro, fino a quando hai chiuso i loro occhi sulla pace e nella luce dei santi patriarchi,
ti preghiamo, dona salute, corpo e l'anima dei nostri e di tutti i genitori, conforto e consolo, persone rimaste sole in famiglia, i vedovi, gli orfani, le nubili, i cedri, illumina e guida, proteggi, difendi l'educazione dei figli nelle nostre famiglie, così che padre e madre si riescono sempre di avere incluso nei loro cuori le tue virtù di fede, religiosità, bontà, generosità, servizio, sacrificio, sincerità e purezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santa Maria Bambina, Maria Regina della Famiglia, Santa Famiglia di Nazareth. Nel quarto mistero contempliamo con dolcezza Maria Bambina, crescere in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini, nella sua casa, nella sinagoga di Nazareth, assorta nella preghiera e nel dialogo di amore con Dio, raccolta in ascolto e meditazione della Sacra Scrittura, dedita agli umili lavori della casa,
con cuore aperto i parenti, disponibili ai bisogni di tutti in comunità. Preghiamo, o cara Maria Bambina, che nella tua crescita sei stata perfetta e santa nella vita religiosa, familiare e sociale di noi. Ti preghiamo, fa che le nostre famiglie siano formate da buoni cristiani e bravi persone, partecipi e perseveranti nel fedele adempimento dei doveri religiosi e morali, delle responsabilità educative e sociali, degli impegni casalinghi e professionali, degli studi e dei lavori. Ma che in famiglia restiamo sempre uniti con te, per l'amore di Dio e del prossimo, per la concordia, la casa e la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato, ringraziato ogni momento. Nel quinto mistero contempliamo con amore Maria Bambina, che sale al Tempio di Gerusalemme per consacrarci a Dio in perfetta purezza di cuore e verginità di corpo, vivendo in spirito di lode gioiosa per le grandi cose fatte da Dio in lei, preparandosi così a dire il suo sì al Signore, nello spirito di un'umile accettazione della Divina Volontà, l'umile serva della sua santa volontà per lo sposalizio col castissimo Giuseppe e per l'accettazione della divina maternità del Figlio di Dio Gesù. Preghiamo, o cara Maria Bambina,
e vivendo la tua fanciullezza nel tempo, sei diventata piena di grazia e beata per aver offerto a Dio il tuo corpo nel vuoto di verginità, crescendo nella preghiera, nello studio, nel lavoro e nel servizio, accogliendo il Signore con un cuore umile, presente lui, il bidiente, ti preghiamo, accompagna con le preghiere nella catechesi, fidanzata, si prepara la vita coniugale e familiare, fino ad essere presente con Gesù alle loro nozze, come a Cana. Ispira e sostieni con la tua efficacia, questa ricorda, la vita sacerdotale e religiosa di donne e uomini consacrati a Gesù e alla Chiesa, nel celibato e nella verginità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Ci ha lodato e ringraziato ogni momento. Santa Maria Bambina, Maria Regina della Famiglia, Santa Famiglia di Nazareth, salve Regina, Madre di Misericordia.
A te ricorriamo, Cristo. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempervergine, Madre Immacolata, Madre degna di amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio della Santità Divina, Sede della Sapienza, Causa della nostra letizia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, dimora tutta consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre di Davide, Torre d'Avorio, Casa d'Oro, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei veri cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, prega per noi Santa Madre di Dio. Preghiamo, concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre della salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Angelo di Dio, che sei il mio custode, eterno riposo, tu non lo posso, splenda adesso la luce per te, riposo in pace. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricordiamo, fiducioso, invochiamo il tuo patrocinio, insieme a te.
dato stessi vestiti del corpo ciascuno di noi con il tuo patrocinio, affinché con il tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente pienamente morire. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Iniziamo la celebrazione con il canto numero 35. Quando verrai, Signore Gesù, quel giorno sarai un sole per noi, un libero canto da noi nascerà, e come una danza il cielo sarà. All'ingresso, il suo frutto si innalzerà come il cedro del Libano. Il Signore sarà benedetto per sempre, davanti al sole ascenderà il suo nome. In lui saranno benedette tutte le genti della terra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo e dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli, Giovanni Battista, che qui nell'icona ci invita oggi alla conversione, apriamo il nostro cuore a questo spirito di pentimento e dei nostri peccati, di proponimento di fare e di ritornare sulla via del bene e sulla via della santità. Ci aiuti Giovanni Battista con la sua intercessione, con il suo sprone, a prepararci bene alla venuta del Signore con questi sentimenti di conversione dei nostri peccati. Tu, unico fondamento della nostra fede, che conduci i nostri passi sulle vie della conversione, Kyrie eleison.
Tu, autore della vita, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Tu, Signore Salvatore, che ravvivi in noi l'attesa del tuo regno, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. A pagina 3 del libretto recitiamo il cantico di Zaccaria, che è il cantico del papà di Giovanni Battista nel momento della sua nascita. Battista è il profeta della venuta del Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Preghiamo. Ispira alla tua famiglia, o Dio onnipotente, il proposito santo di andare incontro con operosa giustizia al Salvatore che viene, perché meriti con i tuoi eletti di possedere il regno dei cieli. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio: in quel giorno ci saranno 5 città nell'Egitto che parleranno la lingua di Canaan e giureranno per il Signore degli eserciti. Una di esse si chiamerà Città del Sole. In quel giorno ci sarà un altare dedicato al Signore in mezzo alla terra d'Egitto e una stele in onore del Signore presso la sua frontiera. Sarà un segno e una testimonianza per il Signore degli eserciti nella terra d'Egitto. Quando, di fronte agli avversari, invocheranno il Signore, allora Egli manderà loro un Salvatore che li difenderà e li libererà. Il Signore si farà conoscere agli egiziani e gli egiziani riconosceranno in quel giorno il Signore. Lo serviranno con sacrifici e offerte, faranno voti al Signore e li adempiranno. Il Signore percuoterà ancora gli egiziani, ma una volta colpiti li risanerà. Essi faranno ritorno al Signore ed Egli si placherà e li risanerà. In quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto verso l'Assiria. L'Assiria andrà in Egitto e gli egiziani in Assiria e gli egiziani renderanno culto insieme con gli assiri. In quel giorno Israele sarà il terzo con l'Egitto e l'Assiria, una benedizione in mezzo alla terra. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo. Popoli tutti, lodate il Signore. Popoli tutti, lodate il Signore. Sui monti santi Egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Popoli tutti, lodate il Signore. Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia. Là costui è nato, si dirà di Sion. L'uno e l'altro in essa sono nati, e lui, l'Altissimo, la mantiene salda.
popoli tutti lodate il Signore. Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Popoli tutti lodate il Signore. Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, a me, che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia, annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché, per mezzo della Chiesa, sia ora manifestata ai principati e alle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù, nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in Lui. Vi prego quindi di non perdervi d'animo a causa delle mie tribolazioni per voi. Sono gloria vostra, parola di Dio. Canto al Vangelo. Alleluia, 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 alleluia. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle intorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava, «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi è Giovanni Battista, qui raffigurato nell'icona, il messaggero di Dio, che ci dice con forza, grida, dice Gesù, dice il Vangelo, ci dice con forza di preparare la via al Signore Gesù che viene a Natale e quindi vuol dire preparare i nostri cuori. In questa preparazione la cosa più importante da fare è quella di raddrizzare i sentieri, raddrizzate i suoi sentieri. I suoi sentieri possono essere i nostri sentimenti, i nostri comportamenti, che facilmente si stortano perché diventano nervosi, tristi, cattivi, odiosi e quindi si formano in noi a volte delle storture forti, gravi, psicologiche e morali, cioè dei difetti, delle vere e proprie magagne, delle ingiustizie, dell'immoralità. Giovanni Battista ci ordina di raddrizzare le cose storte ed è un ordine come non sgridarci per queste storture che ci sono prima di tutto dentro di noi. Guardiamo le nostre innanzitutto,
queste nostre strade storte che dobbiamo raddrizzare e chiediamoci perché sono storte, come mai si sono stortate, quali sono i nostri difetti, le nostre storture psicologiche e morali. E poi possibilmente anche cercare di eliminare queste storture nelle persone che vivono accanto a noi e attorno a noi. Questo soprattutto lo dico perché è un dovere dei genitori verso i figli, perché questi figli non prendano delle brutte pieghe, come si dice, perché quando si fa una piega è molto difficile toglierla. Soprattutto evitare le brutte pieghe da piccoli. Un bravo contadino sa che la piantina, quando è piccola, quando è giovane, va legata a un palo diritto e forte, a un bastone. E questo richiama il bastone, a volte della disciplina che dobbiamo dare ai nostri figli. Se no queste piantine giovani poi si stortano e certe storture con l'età non si riescono più a correggere perché diventano gravi e permanenti. Un buon genitore deve saper correggere i propri figli quando questi figli sbagliano, quando questi figli si comportano male o non hanno quegli atteggiamenti e quei sentimenti che dovrebbero avere. Dobbiamo quindi raddrizzare i nostri figli quando sono da raddrizzare, perché oggi c'è proprio questo fenomeno, assistiamo a dei ragazzi che crescono senza disciplina in tutti i sensi. Le maestre impazziscono perché non riescono più a tenerli, e questo vuol dire che neanche in casa i genitori li tengono, o perché non sanno essere genitori, o perché sono sempre assenti e quelli crescono come vogliono e quindi crescono male, senza quel paletto forte della disciplina che possono dare i genitori al loro comportamento, privilegiando prima il dovere, poi il piacere, prima i compiti, poi il gioco. Insomma, bisogna tirarli su davvero con tanto spirito di disciplina che è spirito di educazione, e poi li vediamo profondamente maleducati o non educati. E quindi anche i nonni tante volte rinunciano al loro essere educatori. Se mancano i genitori, poi mancano pure i nonni, siamo alla fine. Come crescono questi ragazzi senza questo paletto della disciplina, dell'educazione che li può accompagnare, evitando loro certe storture? E poi anche non basta evitargli le storture, bisogna poi indirizzarli, dargli la dritta, come si dice, la via giusta, dei buoni esempi, delle buone parole, dei buoni insegnamenti, dei buoni consigli. Ma se non ci sono i genitori in casa, se non ci sono i nonni, come fanno questi, dove ricevono questi ragazzi nostri i buoni consigli, i buoni esempi, le buone parole? Da nessuno, anzi, ne ricevono di negative dalla televisione, da internet, da tante altre brutte cose, cose buone ma che sono usate in un modo cattivo e negativo. Quindi papà e mamma devono essere capaci di qualche bella sgridata quando ci vuole, quando è giusta. Guai a noi se i genitori perdono questa loro grinta educativa, che è capace anche di sgridare quando c'è da sgridare, da raddrizzare certi comportamenti e da indirizzare bene i loro figli. I genitori devono essere dei Giovanni Battista per i loro figli. Ecco dunque poi un altro pensiero. Giovanni col suo battesimo chiedeva la conversione, proclamava un battesimo di conversione dai peccati. La parola conversione magari non può dire niente o poco, la possiamo e la dobbiamo tradurre per esempio con inversione. Ci si converte invertendo la marcia. Tante volte uno cammina sulla via del male, sulla via del peccato, sulla via del vizio o della cattiveria o dell'odio, deve invertire la marcia. Questa è la conversione, deve cambiare il cammino, cambiare la direzione, tornare indietro e riprendere la strada, la via giusta, la via buona, la via onesta. Questa è la conversione, questa inversione di marcia. E anche conversione si può tradurre con convergenza. Tante volte noi viviamo di divergenze con i nostri cari, con le persone che vivono con noi, che lavorano con noi, che sono parenti, e divergenza in divergenza, si arriva alla discordia, si arriva al litigio e si arriva a non volersi più bene. Invece conversione per convergere anche i cuori
l'uno verso l'altro, nell'andare d'accordo, nell'aiutarsi come veri parenti, veri amici, veri fratelli. Chiediamoci allora un po' di esame di coscienza, dove io devo fare una inversione di condotta, perché sto comportandomi veramente male. Devo cambiare completamente, invertire completamente la rotta. E con chi io devo tornare una convergenza di rispetto, di amore, di collaborazione e di bontà. Giovanni Battista voleva che la gente davanti al suo battesimo si facesse queste domande precise e si desse delle risposte altrettanto precise, forti e chiare. La storia della Chiesa è piena di grandi convertiti, cominciando da San Paolo. Tanti uomini e donne erano anche grandi nel vizio, grandi anche nell'ingiustizia, nel peccato, nel male, eppure con la conversione sono diventati grandi nel bene, grandi nella bontà, nella giustizia, nelle virtù e nella santità. E questo bagnava il naso anche a tanti noi penso che siamo buoni, ma però tante volte siamo buoni ma freddi, superficiali, mediocri, molli. Invece questi grandi convertiti, dopo aver fatto tanto male, essersi comportati tanto male, sono diventati grandi cristiani, grandi buoni, grandi generosi, grandi fedeli, ferventi, grandi apostoli e grandi santi. Forse è davvero da dire, è meravigliosa l'opera dello Spirito Santo che ha portato Gesù, lui vi battezzerà in Spirito Santo, e questi si sono santificati. Dalla conversione sono arrivati alla grande santità. Ecco, noi, per noi cosa vuol dire convertirci? In quali passi possiamo cogliere verso la conversione vera? Anzitutto ci vuole un pentimento del male fatto, sentire il dispiacere, il rimorso, magari anche la vergogna di aver fatto del male. Quando uno sta male, quando fa il male, e allora è un buon segno, vuol dire che sta male. E poi arriverà a capire che sta bene quando è nel bene, quando fa del bene. Ecco, quindi è importante questo star male, questo pentimento, questo senso di dispiacere, di rimorso, che si deve sempre tenere vivo nel cuore, perché quando si fa il male si sta male e non bisogna uscire da questa situazione. E poi convertirsi vuol dire cercare il perdono. E soprattutto nel sacramento della confessione riceviamo l'assoluzione che ci fa superare i nostri peccati, ci dà la forza per tornare a essere buoni, essere onesti, essere sinceri, a essere nel bene. E poi il senso, la conversione nasce dal senso anche della pulizia, di sentire il bisogno, di sentire che non si sta bene quando si è sporchi, quando si ha dentro nel cuore la spazzatura, certi sentimenti cattivi, certi comportamenti. Quindi uno istintivamente dovrebbe eliminare la spazzatura, mica la teniamo in casa, quella materiale. Quindi anche tenere nel cuore certi brutti sentimenti vanno buttati via, eliminati, tolti dal cuore. E il cuore va lavato quando si sporca nel senso del peccato. Quindi questo deve essere un impegno di ogni giorno ci laviamo, appena sentiamo che siamo sporchi subito sentiamo il disagio, abbiamo bisogno di pulirci, di lavarci. Anche questo deve essere questo senso di disagio deve portarci davvero a una pulizia interiore. E poi anche il recupero, saper riacquistare la nostra dignità originaria, la nostra innocenza, ritornare in possesso della bontà, dei valori, dei principi, delle virtù. Una triste storia racconta che un giorno un re, per punire il suo figlio che si comportava male, il principino, e dopo aver inutilmente cercato di correggerlo, l'ha mandato in esilio in un lontano paese. E questo principe in esilio ha cominciato ad abbruttirsi, da principe che era diventato un barbone, e tutto, aveva fame, aveva freddo, viveva proprio come miserabile. E un giorno, dopo un anno, il re ha invitato un messaggero a cercare il figlio. L'ordine che aveva questo messaggero è di dire al figlio che avrebbe esaudito tutti i suoi desideri. Bastava di esprimere un desiderio e il padre l'avrebbe esaudito. Naturalmente questo re, questo padre sperava che questo figlio avesse il desiderio del perdono,
il desiderio di ritornare da casa del padre, per ritornare a fare il principe, non quella vita miserabile che viveva. E invece purtroppo la delusione, quando il messaggero ha detto a questo ragazzo: dimmi quello che vuoi, tuo padre è pronto ad esaudire ogni tuo desiderio, e questo gli ha risposto: dammi un pezzo di pane, dammi un cappotto caldo. E cos'era successo? La gravità era non tanto per quello che aveva chiesto, e che era, si era dimenticato completamente che era un principe, si è dimenticato completamente che il padre gli voleva bene, che voleva dargli il suo perdono, che poteva recuperare la sua dignità di principe, di ritornare ancora a casa del padre, in una vita serena, bella, splendida, di onori. E invece purtroppo è così. E quindi dobbiamo anche noi non tornare così a rassegnarci in queste situazioni davvero tristi, quando si è nel peccato o nel vizio. Dobbiamo sentire sempre il bisogno di recuperarci, di ritornare a essere veramente figli di Dio e fratelli, il desiderio di ritorno alla casa del Padre. E poi Giovanni Battista ci invita a guardare a Gesù in un modo particolare. Quello che viene dopo di lui, dice Giovanni, è più forte di lui, è più grande di lui. E perché? E Giovanni fa un confronto. Giovanni, dice lui, io battezzo con acqua, ma quello che viene dopo di me, Gesù, mi battezzerà in Spirito Santo. Ora, la parola Spirito Santo copre l'altra parola che in altri Vangeli c'è, fuoco, vi battezzerà col fuoco. Lo Spirito di Dio è sceso come fuoco, fiammelle di fuoco sugli apostoli. Quindi lui battezza con acqua, Gesù battezza col fuoco. E noi sappiamo che l'acqua pulisce soltanto lo sporco, ma il fuoco brucia lo sporco. È una pulizia molto più profonda, più giusta, più radicale. La spazzatura sappiamo che è piena di batteri, di virus, di malattie tumorali, di infezioni. Purtroppo la lasciano anche per la strada. Questa qui non va lavata, non è che andare lì con la canna a lavare la spazzatura, noi risolviamo il problema. Quella spazzatura va bruciata perché è fonte di infezione, con l'inceneratore o col fuoco. Quindi in Gesù non ci chiede soltanto una pulizia superficiale, esteriore, che poi si torna a sporcarsi ancora di nuovo. Ci vuole una guarigione interiore, un bruciore. La ferita non basta lavarla, bisogna anche disinfettarla, e il disinfettante brucia, come si dice. Certi mali gravi che ci sono nel corpo, ci vuole il laser, quella punta di fuoco, ci vuole la radioterapia che brucia i tessuti malati, i tumori dell'anima. Ecco, quindi Gesù a Natale vuole venire nel nostro cuore. Giovanni Battista ti dice: non limitarti così a una purificazione esteriore, ma devi cercare di chiedere a Gesù che lui col fuoco ti purifichi, ti guarisca, ti risani da certi gravi difetti che sono peggio dei virus del corpo, che portano i virus nell'anima, tumori nell'anima. E quindi quella lì ci vuole il fuoco di Gesù, la potenza della grazia di Gesù per certi difetti gravi, vizi gravi, malattie morali, ci fanno star male e noi, e far star male anche quelli che vivono con noi. Impegniamoci in questi giorni di avvento a fare un po' di esami. Corriamo sempre a fare gli esami del corpo perché abbiamo qualche problema, o perché abbiamo paure, o perché vogliamo vedere se stiamo veramente bene. Proviamo a fare qualche esame dell'anima e per vedere quali malattie spirituali abbiamo, che lo Spirito Santo dovrebbe davvero bruciare, quali tumori spirituali abbiamo che dovrebbe davvero lo Spirito guarire ed eliminare. Accostiamoci a Gian Giovanni Battista. Questa voce nel deserto è una voce che grida, e forse anche ci sgrida per qualche brutto male dell'anima, che dovremmo chiedere al Signore, allo Spirito di Dio, di bruciarlo prima che venga il Natale, in modo che nel nostro cuore non ci sia più nulla di brutto, di grave, che possa veramente rovinare l'incontro con il Signore nel Santo Natale.
dopo il Vangelo. Sta per venire il tempo del Salvatore e i suoi giorni non tarderanno. Ecco, il Signore avrà misericordia, disperderà le tenebre con la sua luce. Fratelli carissimi, con cuore libero affidiamo le nostre preghiere al Signore Gesù perché raccolga tutti i popoli nell'unità e nella pace. Preghiamo insieme e diciamo: vieni Signore Gesù. Vieni Signore Gesù. Per la Chiesa, che risveglia nei cuori l'attesa della tua venuta, ti preghiamo. Vieni Signore Gesù. Per l'umanità, sempre più spesso disorientata dalle false attrattive del mondo, ti preghiamo. Vieni Signore Gesù. Per le famiglie, chiamate a contribuire all'edificazione di una società attenta a ogni persona e aperta alla fiducia, ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per i fratelli defunti del nostro cimitero, per Rusconi, Antonio, Luigi, Pietro, Giovanni Paolo, perché siano accolti nel tuo paradiso, preghiamo. Sostieni in noi, o Dio, la speranza e accresci la nostra fede e il nostro amore filiale e ricolmaci di grazia secondo le tue promesse per Cristo nostro Signore. Prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Canto numero 23. Volgete gli occhi al Signore. Vedi i vostri cuori, cantate a Lui di lode e onore, è Lui il Salvatore, è Lui il nostro Signore. Oh, cercate il Signore, e presto mi ascoltò. Siamo a rinnovare la nostra fede recitando: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morire di sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Donaci, o Dio onnipotente, per la forza divina di questo mistero, la vita eterna di Cristo tuo Figlio, che si è fatto partecipe della nostra natura mortale e vive e regna nei secoli dei secoli. In questo tempo di avvento, per esprimere anche fisicamente che i nostri cuori sono rivolti al Signore durante la preghiera eucaristica, ci giriamo tutti, sacerdoti e fedeli, verso Oriente, verso là dove Gesù ha consumato il suo sacrificio sulla croce, che si rinnova durante la consacrazione della Messa, verso là dove sorge il sole, simbolo di Gesù che nasce tra noi e per noi, verso là dove verrà Gesù alla fine del mondo, vittorioso e glorioso, a giudicare tutti gli uomini. La posizione fisica della nostra comunità cristiana verso questo Oriente starà a dimostrare il nostro orientamento spirituale verso Gesù che viene, rappresentato dal Gesù sull'altare che cammina incontro a noi, a tutti e a ciascuno, con le braccia aperte per darci le sue grazie. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, che sei Dio di misericordia, e alla punizione della colpa preferisci sempre un generoso perdono. Nell'umanità del tuo Figlio hai ricreato l'uomo perché la morte non deformasse in lui la tua immagine viva. E grazie della tua pietà che ci salva dalla carne di Adamo, il peccato ci aveva dato la morte, dalla carne di Cristo il tuo amore infinito ci ha riplasmato alla vita. Per questo dono unite la gioia degli angeli e viviamo insieme l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Vieni, Signore Gesù, Maranatha.
dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede, ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunziamo la tua morte, Signore, nell'attesa. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio, San Maurizio, San Gaetano, San Padre Pio, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Allo spezzare del pane, ecco, il Signore viene e tutti i suoi santi con lui, e splenderà in quel giorno una grande luce. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di ascoltare la tua parola e di essere salvato. Alla comunione.
Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Non temete, io sono il vostro aiuto, il vostro Redentore. Canto numero 45. Innalzate nei cieli lo sguardo, la salvezza di Dio è vicina. Risvegliate nei cuori l'attesa per accogliere il Re della gloria. Vieni Gesù, discendi dal cielo, sorgerà dalla casa di Davide, il Messia da tutti invocato, prenderà da una vergine il corpo per potenza di Spirito Santo. See you.
sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Un momento di preghiera per le nostre famiglie. Recitiamo insieme la preghiera per la famiglia in quarta pagina del foglio. Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre che sei amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da donna, mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell'amore per le generazioni che sempre si rinnovano. Fa che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso i beni delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore. Fa che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi attraverso le quali a volte passano le nostre famiglie. Fa infine, te lo chiediamo per intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth e la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra, possa compiere fruttuosamente la missione nella famiglia mediante la famiglia. Tu che sei la vita, la verità, l'amore, nell'unità, lo Spirito Santo. Amen. A Maria, Regina della Famiglia, Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. La benedizione personale, salite, se siete in coppia di sposi o fidanzati, salite sull'altare da questa parte alla vostra destra. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, benedici queste coppie di sposi e fidanzati, perché il loro amore sia grande ed eterno e la loro unione e fedeltà sia sostenuta dalla tua grazia in una reciproca donazione e accoglienza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera di benedizione per i bambini e gli adolescenti, se non ci sono, mettiamoli spiritualmente davanti al Signore. Signore Gesù, benedici questi figli perché la loro crescita in famiglia sia come la tua Nazareth in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini e siano disponibili ad una vocazione per il tuo regno. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera di benedizione per le persone sole, vedove, separate, nubili e celibi. Signore Gesù, benedici queste persone che sono sole in famiglia, perché da te consolate e confortate sentono la tua presenza che riempie e riscaldi il loro cuore e li apre ad un amore più grande nella tua Chiesa. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Canto numero 102. Il Signore è il mio pastore, nulla manca.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo. La forza ricevuta nei tuoi misteri, Dio onnipotente, ci aiuti a vincere il nostro egoismo e ci confermi nel desiderio del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Con le grazie del Signore che viene, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. E nel nome di Cristo. Canto numero 42. O cieli, piovete dall'alto, o nubi, mandateci il santo, o terra, apriti o terra, e germina il santo.